Buonasera da TGTG Estate. Oltre 500.000 di studenti in Italia sono alle prese con gli esami di maturità. Continueranno anche domani dopo la prova di oggi. E quanti tra piccoli e adulti hanno avuto un sogno? Da grande voglio fare l'astronauta. Ebbene, uno di questi è atterrato nel nostro studio. Ci darà consigli perché la maturità l'ha fatta anche lui. Studenti ne incontra tanti, ed è stato anche insegnante. Benvenuto a TGTG Estate a Umberto Guidoni. Grazie. E allora guardiamo subito, come ogni sera, i titoli dell'edizione della sera dei principali TG italiani, subito dopo la nostra sigla. Sembrano aver apprezzato le tracce dei temi proposti. 520.000 studenti alle prese con la prima prova dell'esame di maturità. Ungaretti e Bartali, più gettonati. Conte, evitare procedura di infrazione va convinti della nostra politica. Stasera Consiglio dei Ministri, si lavora sulla lettera a Bruxelles, domani Consiglio Europeo. Sta per iniziare il Consiglio dei Ministri, al centro la lettera di risposta alla Commissione Europea preparata da Conte e Tria. La riunione chiude una lunga, frenetica giornata di prima mattina summit tra il Premier, i Vice e il Ministro dell'Economia. Il tema come evitare la procedura infrazione alla vigilia del Consiglio Europeo. Vogliamo rispettare le regole ma anche riflettere su come cambiare questa Europa, dice Conte, che tira fuori l'assestamento di bilancio, a quanto pare da 3 miliardi, che può limare deficit e ammorbidire la Commissione. Avete sentito? E Umberto Guidoni, l'astronauta Umberto Guidoni, è finito lui stesso ad essere una traccia degli esami di maturità di qualche anno fa. Sì, nel 2016, devo dire, con mia grande sorpresa, un brano preso dal mio libro è stato utilizzato come testo, come traccia per gli esami di maturità, ed era riguardo l'esplorazione, diciamo, Hubble, il telescopio di Hubble, che ci ha permesso davvero di ingrandire la nostra visione dell'universo. Ma lei se la ricorda la sua maturità? Abbiamo sentito prima nei titoli, c'è grande attenzione ovviamente in Italia su questo tema, la sua, eh? Sì, la mia risale a tantissimi anni fa, però me lo ricordo. Non esageriamo. No, sono tanti. 73, 1973, tra le tracce io ho scelto il tema su Leopardi, perché in fondo Leopardi ha a che fare con lo spazio. Certo, l'infinito, assolutamente. La sua ode al pastore errante per l'Asia. E no? La distanza anche tra gli uomini. E la distanza fra gli uomini. Quindi, insomma, in qualche modo, e tra l'altro ha scritto anche un testo di astronomia, quindi, diciamo, ho colto l'occasione e ho fatto il Allora, le ipotesi sono state, come sempre, smentite. Ricorderete, si parlava di Pirandello, Verga, in realtà le tracce hanno riguardato Giuseppe Ungaretti, Leonardo Sciascia e poi, partendo da un testo di commemorazione del generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Vediamo come c'è grande, io penso a chi ci sta guardando in questo momento, a chi è un genitore, a chi ha un nipote che sta vivendo. Allora, intanto rassicuriamo, perché tutti noi, come dire, siamo sopravvissuti a tutto questo. Un consiglio però lo possiamo dare, perché lei è stato anche insegnante. Sì, io credo che l'importante è, come dire, essere se stessi, non cercare di apparire diversi e di portare quello che è il lavoro fatto fino adesso. Quindi adesso il tema di italiano ovviamente è passato, ma ci saranno altre prove. Beh, di prenderle con tranquillità e non farsi prendere dall'ansia, anche perché questo è uno dei requisiti che serve. Certo. Durante tutta la vita. Tutta la vita, anche quando si va l'astronauta, molto molto lontano, ci arrivo subito. Ma se voi invece, perché nella televisione e TGTG Estate vuole un po' accorciare le distanze, potete entrare in questo studio attraverso i nostri contatti e porre direttamente, ad esempio con uno WhatsApp audio, la vostra domanda all'astronauta Umberto Guidoni. Ecco il numero 335-6933-132. Lo vedete insieme anche agli altri modi per porre la vostra domanda tra poco. Ma continuiamo con il nostro binocolo a mettere a fuoco gli altri titoli dei TG della sera. Eccoli. Nicolas Sarkozy rinviato a giudizio per la prima volta in Francia. Un ex presidente sarà processato per corruzione. L'accusa informazioni da un magistrato su indagini a suo carico. Ancora un'aggressione vicino al Cinema America, picchiata una ragazza, diffuse le immagini del primo pestaggio, identificati quattro estremisti di destra. Manteniamo grande l'America, così Trump si rimette in corsa per conquistare il secondo mandato presidenziale alle prossime elezioni. Economia, dazi, immigrazione, cavalli di battaglia. Fra
prendo lo spunto dal titolo del TG2, è andato in onda pochissimo tempo fa, cioè alle 20.30, Trump dunque che si ricandida, ma l'ultimo presidente degli Stati Uniti crede nello spazio, soprattutto quello privato. Sì, 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 sicuramente Trump ha dato una svolta, anche se era già in corso, diciamo, questa tendenza, però lui sicuramente ha dato un'accelerazione e non è un caso che pochi giorni fa sia stata data la notizia che la stazione spaziale internazionale può essere aperta anche ai privati e quindi aziende private che vogliono fare esperimenti a bordo della stazione spaziale potranno farlo, ovviamente pagando. E quindi... Io glielo chiedevo prima fuori onda, non perché abbia i mezzi o tutt'altro per andarci, ma quindi tecnicamente è possibile per chi privatamente ha la possibilità di raggiungere, arrivare lì, trova una porta aperta? Sì, sì, sicuramente sì, e ovviamente sarà limitata, nel senso che saranno alcune missioni all'anno, non, certo. Non tutto, non continuativamente, però questa possibilità c'è ed è l'inizio di una collaborazione che probabilmente verrà estesa anche alle missioni lunari, che sono, diciamo, la prossima frontiera. Entro il 2024 la NASA ha detto che tornerà sulla Luna, un uomo tornerà sulla Luna e una donna ci arriverà per la prima volta. Un traguardo forse troppo vicino per chi sta studiando in questo momento e sta facendo la maturità. Come state, ragazzi? Abbiamo deciso di andare in una città diversa dalle solite per ascoltare una voce. Siamo scesi fino a Catania per sentire com'è andata questa mattinata e questa prima prova. Bene, le tracce erano abbastanza semplici, quindi non credo siano state difficili a tal punto che non si potessero svolgere. Io ho scelto la C1, un testo dalla Chiesa, sul generale dalla Chiesa. Era una traccia sì impegnativa, però anche un fatto di cronaca. Non ho sfruttato le 6 ore perché non ne ho avuto bisogno, sono abbastanza preparato, questa scuola mi ha dato la preparazione adatta. Abbiamo scelto la tipologia 2, l'analisi di Leonardo Sciascia. Era la più facile e l'unica in cui potevo scrivere qualcosa. Io ho scelto il tema argomentativo sul progresso. Se i professori sono, diciamo, buoni, avanti. Quello di fisica sembra tranquillo, quella di italiano forse un po' meno, però... Ma la brioche è il premio praticamente alla fine. Mi sembravano abbastanza sereni, vero? Sì, sì, è vero. Alla fine sì. Allora, abbiamo un WhatsApp audio, il primo che abbiamo scelto, insomma, che è arrivato proprio in questi minuti. Sentiamo che domanda pone Umberto Guidoni. Salve, sono Domenico da Como. Volevo chiedere a Umberto Guidoni qual è il suo ricordo più bello dello spazio quando è stato sullo Space Shuttle. Arrivederci. Il ricordo più bello è sempre il momento in cui arrivi in orbita e ti affacci per la prima volta al finestrino e guardi in basso da dove sei appena partito e lì c'è la Terra che scorre sotto di te ed è uno spettacolo magnifico. Gli astronauti l'hanno battezzato il pianeta azzurro perché ovviamente la cosa che colpisce è proprio l'azzurro degli oceani. Lo vediamo anche in queste immagini. Ma ecco, poi quando cominci a girarci intorno in 90 minuti cominci a vedere tutti gli altri colori e nel periodo, diciamo, man mano che vai avanti impari a riconoscere i continenti dal loro colore. Ogni continente ha un colore caratteristico. Io sono sempre rimasto molto affascinato di come appaia la Terra da su, cioè tornare e vedere poi tutti questi problemi, queste divisioni, perché a milioni di chilometri questi muri non esistono. No, è vero, non ci sono frontiere. Questa è una delle cose che colpisce di più. Anzi, a dire la verità, non si vede proprio traccia dell'umanità a meno di giorno, no? Non si vedono le città all'occhio nudo. Di notte ovviamente si vedono le luci, però certamente non si vedono i confini degli stati. E non, diciamo, la cosa forse più colpisce sono un po' le ferite che l'umanità ha inferto a questo pianeta. Si vedono gli incendi, si vede lo smog, si vede la deforestazione. E oggi, come dire, tornando sulla Terra, la preoccupazione di 500.000 di studenti, dei loro genitori e parenti è proprio su questo esame. Abbiamo un videomessaggio di un cantante dell'ottava edizione di Amici, che poi si è affermato, che è Luca Napolitano, che lui stesso ha fatto la maturità, seppure giovane, e anche per, come dire, essere cantante, per scrivere, bisogna studiare. Ecco il suo messaggio e anche il suo consiglio. Ciao a tutti, come state? Tesi per questo esame di maturità? Beh, vi capisco, ci siamo passati tutti e adesso tocca a voi. Vi mando un grosso in bocca al lupo e vi ricordo semplicemente che è normale avere la tremarella prima di entrare in classe, è normale non dormire la notte prima e è normale avere un leggero stato d'ansia.
ma poi arriva l'estate. L'estate senza compiti, senza professori, senza interrogazioni. L'estate più bella della vostra vita, quindi godetevela e tutto questo forse un giorno vi mancherà. Sono con voi, un bacio grande. È il periodo migliore, che adesso ci sono anche le vacanze. Certo. E la terra appare così bella da lassù. Sì, 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 sicuramente è una delle cose più spettacolari che si vede ed è un, come dire, un ambiente che cambia, quindi abbiamo tempo di vederla di giorno, di notte. È sempre cambia. Affascinante. Stavo guardando insieme gli aggiornamenti, siamo sul sito di Repubblica, repubblica.it, resta ancora l'Unione Europea e Conte che annuncia la risposta a Bruxelles, lo vedete come tema, e poi abbiamo anche la questione immigrazione a Lampedusa, in 45 sbarcano sull'isola mentre la Sea-Watch rimane bloccata a largo. Ancora il tema della maturità, ma come ogni giorno siamo andati un pochino a tacciare una buona notizia e l'abbiamo trovata oggi facilmente, arriva da Piacenza, non una grandissima città, ma una grande città, forse davvero la più importante se vogliamo vederla dal punto di vista del essere, eccola qui la buona notizia di oggi, la città più cardioprotetta di tutta Europa, perché ha ben 877 defibrillatori negli impianti di sport, dentro le scuole e negli asili. E a proposito poi della foto del giorno, è bello anche questo cuore, no? Questo, certo. Diciamo, rispetto della natura, ma anche della vita e della sua protezione. Vi faccio vedere quest'altra, la foto del giorno, questa porzione di realtà cristallizzata in un'immagine sorridente di Silvio Cristofalo, un ragazzo come tanti, un liceale che ha preso tutti i 10, un liceale con una pagella d'oro al Manzoni di Milano, e i professori parlano di esempio di generosità. Sicuramente lo studio è fondamentale per arrivare dove è arrivato lei, Umberto. Sì, sicuramente sì, perché l'attività di astronauta ti espone a tantissimi campi, anche molto lontani, quindi devi continuamente mantenerti aggiornato, devi studiare molto. E soprattutto devi poi essere capace di trasformare lo studio in azioni concrete, perché poi alla fine gli astronauti devono davvero fare del lavoro nello spazio in un ambiente molto pericoloso. E anche molto rischioso. È molto rischioso. Molto rischioso. Gli appuntamenti di domani, che belle queste immagini, che io veramente sono emozionato per lei rivederle, perché è una cosa che ovviamente non vivrò mai nella vita. Mai dire mai. Milioni di noi, mai dire mai. Accadrà domani, di questo siamo certi. Al Consiglio d'Europa, appuntamento importante, le nuove nomine, domani ma anche dopodomani, insomma la diplomazia al lavoro su questo. Poi a Napoli invece il caso Whirlpool, grande preoccupazione, la solidarietà in piazza, una manifestazione più accompagnata da una notte bianca proprio per essere vicini a queste persone. E poi la prima volta del presidente della Cina in Corea, Xi Jinping, in viaggio per l'appunto verso la Corea. Certo che questo scatto ci fa pensare a tanti scenari, tanti aspetti. Sul tema, ecco, di oggi la sua presenza mi fa venire anche, come dire, dopo gli americani, la Cina, il loro piede sulla Luna. Anche oggi, forse anche in futuro, sempre di più? Sì, direi di sì. La Cina ha sicuramente bruciato le tappe ed è la terza potenza spaziale. Ha realizzato una piccola stazione orbitante e non ha mai nascosto il suo desiderio di andare sulla Luna. E quindi nei prossimi anni sarà sicuramente uno dei protagonisti, diciamo, di questa rinnovata corsa verso la Luna. Astronauta Umberto Guidoni, è veramente divulgatore, scienziato, insomma, per noi è un grande piacere averla avuta con noi questa sera. Grazie, grazie. Grazie per il bocca al lupo poi, anche per i tanti studenti che sono alle prove, anche domani ci aggiungiamo anche noi. Se volete un pochino rilassarvi oggi in famiglia, vi consiglio subito dopo di noi una bellissima serata con Questa è la vita, lo show di TV 2000 con Arianna Ciampoli, Michele La Ginestra. Questa sera ci saranno Max Laudadio, Daniela Poggi, Eddie Angelillo, una serata insomma per tutti, per il nostro Dulcis in fondo con il quale vi lascio. Ebbene, a proposito di esami, sicuramente qualche anno, decennio fa, alla domanda qual è la capitale della Germania, la risposta sarebbe stata diversa da quella di oggi, perché proprio oggi è l'anniversario di quando in Germania la capitale da Bonn diventa Berlino. Chiudiamo così e vi diamo appuntamento a domani, perché come sapete l'informazione non va in vacanza. Buona serata da TGTG Estate. Thank you.